Il monumento al bersagliere di San Donà di Piave venne inaugurato il 3 maggio 1965 dall'allora ministro della difesa, l'onorevole Giulio Andreotti, in occasione del primo grande raduno interregionale organizzato dalla sezione. La scultura collocata sopra un fortino della Seconda Guerra Mondiale è la riproduzione del bersagliere di Porta Pia a Roma e fu voluta dai bersaglieri ciclisti comandati dal tenente Pacchioni in accordo con l'associazione fra i romani del Messaggero. L'opera venne realizzata in bronzo, ricamato dalla fusione di cannoni ricercati per l'occasione dall'allora vicepresidente della sezione, il cavalier Romeo Buzziol, il coordinamento del presidente cavalier Alessandro Dianese, la collaborazione del sindaco di Musile di Piave, cavalier Borgato, e di tutta l'intera sezione bersaglieri di San Donà. Il monumento è diventato il vanto della sezione sandonatese, l'emblema dei bersaglieri di San Donà, e rappresenta l'attaccamento alle tradizioni del corpo trasmesso con il sacrificio dei tanti bersaglieri caduti per la patria. Aprile 2005, San Donà con Musile festeggia i 50 anni di fondazione della sezione e il 40esimo anno dall'inaugurazione del monumento al bersagliere che i bersaglieri di Roma hanno regalato alla gente del Piave. Momento particolare, 40 anni sono passati dal primo raduno interregionale. Il sindaco di San Donà riceve la delegazione dei bersaglieri all'interno della sala consiliare del comune di San Donà. Altre opportunità, magari, perché no, di un raduno a livello nazionale per non dimenticare quella che è San Donà, quello che siete voi, quello che siete state e l'opportunità che date a San Donà e dunque anche alla storia. Grazie ancora a lei e a tutta la sua amministrazione e alla città che già si è presentata così tutta tricolore, quindi questo già ci fa molto piacere. Poi tricolore c'era anche il sindaco, ha fatto una bella signora che non parla. Grazie. Bene. Ed è questo il saluto del presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, generale Benito Pocchetti, che per due giorni si fermerà sulle sponde del Piave per essere la figura più rappresentativa di un momento particolarissimo dei bersaglieri di San Donà di Piave. Ed ecco l'arrivo del medagliere regionale che conta centinaia e centinaia di medaglie al valor militare con croci di guerra, un momento commovente che ha un po' reso lucidi gli occhi di tutti i presenti a questa manifestazione. Vediamo sfilare anche le varie associazioni combattentistiche d'arma. Protagonista in assoluto rimane la fanfara dei bersaglieri di San Donà, che per due giorni non si è concessa tregua e ha continuato a tenere legate le varie realtà della zona, portando e accompagnando col suono della propria fanfara tutte le vari momenti della cerimonia, da Musile di Piave a San Donà di Piave, l'attraversamento sul fiume Piave, fiume sacro alla patria, specialmente per i nostri bersaglieri che sono stati i primi ad attraversarlo in quel di Nervesa di Piave, nell'isola dei morti a Moriago, in quel lontano 1918, quando l'Italia finalmente aveva vinto la guerra.
da San Donà di Piave, da Musidie di Piave, ci portiamo all'interno della scuola media statale di Musidie di Piave, dove i protagonisti diventano i giovanissimi, giovanissimi che probabilmente per la prima volta hanno sentito parlare di questo glorioso corpo, e oggi proprio le loro insegnanti saranno quelle che cercheranno di tenere alto il nome dell'Italia, il nome dei bersaglieri. E la presenza della signora Beata Maria Ricci, nipote di quel grande campione di patriottismo, un eroe senza pari, che proprio qui sulle rive del Piave, all'altezza di Castaldia in Musidie di Piave, ha dato la sua vita per difendere la nostra nazione. Momento importante, ecco il medagliere nazionale, cosa piuttosto rara vederlo spostarsi dalla sede centrale di Roma per essere qui presenti in una manifestazione che senz'altro non ha eguali in tanti e tanti anni di manifestazioni che i bersaglieri hanno fatto in tutta Italia. Onore ai caduti. Nell'atrio del municipio di Musile, la presenza del sindaco di San Donà e del sindaco di Musile, Zaccariotto e Menazza. Qualcuno direbbe ricordare per non dimenticare quelli che hanno dato la vita per salvare l'Italia. E adesso ci portiamo presso il monumento del bersagliere. Lo vediamo coronato da una bellissima inflorescenza dove parecchie ditte di San Donà hanno voluto onorare la memoria di questi eroi con la preparazione di questo giardino, un giardino pensile che molti potranno ammirare non soltanto di giorno ma anche di notte quando verrà illuminato in modo particolare. Stanno arrivando anche i medaglieri della nazionale e quello regionale, con il contorno di tutto tutti i labari che parteciperanno a questa importante manifestazione. Momento particolarmente importante quello del taglio del nastro da parte di due sindaci e sotto l'attenta e vigile osservazione del nostro presidente Mario Bidoia, alla presenza della signora Maria Beata Maria Ricci. Territorio che ha visto presenti moltissimi giovani che hanno combattuto in una guerra in cui sono stati coinvolti e che hanno dato con la loro vita prova e testimonianza di grandissimi valori. Allocuzione ufficiale da parte del sindaco di Musile, Walter Menazza, che sta ricordando un momento particolare, un momento bello, un momento da non dimenticare dei nostri bersaglieri. Questa è un luogo importante che lei ha visto questa mattina ed è a Capofile dove è stato e dove lì ha potuto apprezzare anche i luoghi, la memoria del tenente Appellas, e quindi volevo lasciargli il ricordo di questo giornale. Un particolare momento in cui il sindaco di Musile consegna a ricordo di questa manifestazione un segno tangente al presidente generale Benito Pocheschi. Solito ritmo dei bersaglieri, si ritorna velocemente in quel di San Donà e ammiriamo i due alfieri dei medaglieri. Pensiamo che quei medaglieri pesano oltre 60 kg e portarli di corsa non è facile, e noi li ringraziamo per la loro disponibilità. Un grazie particolare all'alfiere portatore del medagliere del nazionale
con centinaia e centinaia di medaglie d'oro al valor militare, che è il vicepresidente dei bersaglieri di San Donà, Ottaviano Tonetto. Adesso il corteo si sta dirigendo verso il monumento ai caduti di San Donà di Piave in via Jesolo, dove renderanno onore alla memoria di quanti hanno dato la loro vita per la libertà della nostra Italia. E dopo aver deposto la corona d'oro al monumento ai caduti, ritorneranno verso la piazza, dove renderanno omaggio al monumento alla medaglia d'oro al valor militare Giannino Ancilotto. Dopo aver udito le note del silenzio suonate dal direttore della fanfara per il sinotto, adesso vediamo che madrina della mostra particolarmente allestita per questa manifestazione da parte dell'Associazione Storico-Culturale Il Piave 1518, stiamo entrando all'interno del Leonardo da Vinci, dove vedremo delle cose veramente importanti a ricordo di quei tragici giorni della guerra del 15-18. Era stato deciso di arretrare, secondo quello che dicevano i nostri alleati inglesi e francesi, fino al ponte e al Lusso. Una manifestazione molto molto importante, anche questa della presentazione di alcuni cimeli particolari. A distanza di poco tempo da quando è stato allestito quel treno che ci ha portato a Caporetto, ed è sempre l'Associazione Storico-Culturale Il Piave ad aver organizzato questa importante rassegna fotografica, e non soltanto fotografica. Thank you.
E qui ci troviamo all'interno dell'auditorium del Leonardo da Vinci, c'è il saluto da parte dell'assessore alla cultura della gemellata città di Castello, che porta il suo saluto per questa memorabile giornata. Un motivo particolare, un motivo in più perché si possa pensare a questa nostra nazione, una nazione sempre più unita e solidale. Sempre all'interno dell'auditorium Leonardo da Vinci c'è stata l'apertura del convegno sul tema Nuovi quadri geostrategici, nuovo strumento militare, le missioni di pace all'estero, tenuti dai generali in congedo Agostino Pedone, dal generale di divisione Giorgio Cornacchione, dal capo reparto degli affari generali presso lo Stato Maggiore dell'Esercito Giorgio Battisti. La ripartizione per etnia porta a una prevalenza quasi l'80% di arab a fronte del 19%-20% di curdi che sono tutti nella parte nord del paese. Oggi noi siamo considerati. È proprio in questa occasione che il pubblico presente ha potuto capire e recepire parecchie informazioni che normalmente non vengono trasmesse dai mass media, e questi operatori in prima persona hanno portato la loro testimonianza di un momento particolare della presenza non soltanto dei bersaglieri ma delle forze armate italiane in tutto il mondo, per sottolineare l'importanza di portare pace, 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 un termine che corre ricorrentemente in tutta la manifestazione di questo importante convegno preparato dai bersaglieri. Ma avendo uno spirito che viene da lontano, 1836, però in occasione di questo momento importantissimo, abbiamo detto, c'è stato anche un momento culturale, ed è proprio a memoria del fondatore dei bersaglieri di San Donà, l'allora commendatore Alessandro Dianese, che si è svolto un concorso di poesia e di prosa alla presenza dei figli di Dianese, e qui vediamo il dottor Dianese che sta leggendo una delle tante proposte letterarie a margine di questo convegno, e poi ci sarà anche la premiazione vera e propria, premiazione che ha visto come primo classificato il bersagliere Moiola Giuseppe della sezione di Morbegno di Sondrio. Il titolo della sua opera è Il rispetto della neve. Al secondo posto si è classificata Agnese Nardi della sezione di Bologna con il suo capolavoro che è Ricordi di un vecchio bersagliere. Al terzo posto si è classificata Annalisa Pasqualetto in Brugin con quattro ciaccole con un monumento, è della sezione di Mestre. A pari merito, sempre per la prosa, Le piume rade. A proporcelo è stato Antonio Grandin, bersagliere di Ceggia. E l'intervento del bersagliere Mammani, presidente della sezione di Meolo, ha concluso questo momento particolare della premiazione. E qui abbiamo nuovamente il presidente generale Benito Pochecchi che ufficialmente apre lo sfumante per inaugurare quella che sarà una delle giornate indimenticabili per i bersaglieri del Basso Piave. Salute alla sezione, di San Donato. Tanta la gente che si è sepata davanti al municipio di San Donà, non soltanto per festeggiare assieme ai bersaglieri questo momento felice, ma anche per ascoltare le bellissime note delle fanfare che hanno risposto presente al richiamo dei bersaglieri di San Donà di Piave. E le fanfare
che si sono alternate per farci ascoltare della bellissima musica sono state innanzitutto la fanfara di San Donà, dei bersaglieri di San Donà, poi la banda dell'oratorio Don Bosco, la fanfara di Acqualagna, la fanfara di Bedizzole, la fanfara di Magenta e la fanfara di Como e infine la fanfara di Jesolo, che è un po' la sorella della fanfara dei bersaglieri di San Donà. Però come sentiamo i bersaglieri non si limitano a suonare ma sanno anche cantare molto molto bene. Continuano le consegne dei vari attestati di partecipazione ai presenti e ora tutti in corteo verso la cattedrale della città di San Donà di Piave, dove verrà celebrata la santa messa in suffragio di tutti i bersaglieri caduti. Ad accompagnare il pubblico c'è il gonfalone della città di San Donà di Piave con tutte le autorità. E siamo già alla domenica mattina, si stanno preparando le varie formazioni per filare fra poco, per continuare nella cerimonia che ieri sera abbiamo interrotto e che giustamente è stata ripresa questa mattina. Migliaia e migliaia sono i bersaglieri che hanno detto presente, quantunque il tempo inclemente, non hanno voluto mancare ad un ritrovo particolarissimo che i bersaglieri sentono in modo particolare. Da tutta Italia, da tutta l'Alta Italia, ma non soltanto, sono arrivati a San Donà. Bersaglieri ciclisti, bersaglieri a piedi, bersaglieri motorizzati, come vedremo poi nella sfilata ufficiale, e tante tante facce che rivediamo molto volentieri. Convenevoli di benvenuto da parte delle autorità presenti che alla spicciolata stanno portandosi verso il punto dove verrà effettuato l'alzabandiera e poi ci saranno i discorsi ufficiali da parte delle autorità. Il tempo per il momento sta ancora tenendo, ma non sappiamo per quanto. Purtroppo è una giornata che verrà ricordata anche per la pioggia. L'abbassamento era stato predisposto in piazza De Gasperi e ora i bersaglieri accompagnati dalle 7 fanfare che già abbiamo avuto modo di nominare e che vogliamo ringraziare stanno percorrendo via 13 Martiri per mettersi in corso Silvio Trentin e portarsi davanti il municipio. San Donà, pavesato a festa con tante tante bandiere tricolori, ha voluto sottolineare l'importanza di questa giornata con questo festa, anche se la giornata non è tra le più gioiose in quanto il tempo è inclemente, però le bandiere tricolori sono abbondantemente esposte nelle varie case percorse dal corteo. Thank you.
Adesso i vari gruppi si stanno portando davanti il municipio, dove schierati renderanno gli onori al medagliere nazionale. Lo abbiamo detto ieri sera, lo ripetiamo oggi, un momento commovente quello di poter ammirare e poter salutare quello che è il segno dei tanti tanti morti che fra i bersaglieri hanno avuto l'onore di poter essere insigniti della medaglia d'oro, ma non soltanto quelli, medaglie d'oro, medaglie d'argento, medaglie di bronzo, croce del valor militare, ed è proprio questo il saluto ufficiale che con momenti che ricordano quel lontano 1915 e 18, con le divise di allora, con le biciclette di allora, i bersaglieri hanno voluto rinverdire un momento indimenticabile della storia della nostra patria. Oggi gli automezzi sono un po' cambiati, però lo spirito dei bersaglieri rimane quello del lontano 1915-18. Momento più importante della manifestazione è l'arrivo in piazza Indipendenza del medagliere dei bersaglieri, il medagliere dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, e gli onori che tutti i presenti gli tributano in questo momento. Ed ecco, vediamo sfilare il medagliere. Arrivano i gonfaloni della città di San Donà di Piave, il gonfalone della città di Eraclea, il gonfalone della città di Musile. Ora il momento dell'alza bandiera. Tutte le associazioni combattentistiche d'arma assieme con i bersaglieri sono schierate per rendere omaggio al nostro tricolore e alla bandiera europea. Deposizione della corona d'alloro e monumento a Giannino Ancillotto, medaglia d'oro al valor militare nella guerra 15-18. Allocuzione del presidente dell'Associazione Bersaglieri di San Donà, il cavalier Mario Bidoia. Dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. Grazie Bersaglieri per una buona giornata di autentica festa femminile a tutti. Grazie di nuovo a tutti quanti. È questa un'occasione per noi tutti particolarmente. Ed è questo il momento in cui il primo cittadino di San Donà di Piave, Francesca Zaccariotto, porge il benvenuto a tutti i bersaglieri e, incurante della pioggia che ormai ha cominciato a scendere copiosamente, ha voluto portare a termine il suo discorso, che è stato molto molto interessante e anche applaudito. Il saluto ufficiale da parte dell'onorevole Ramponi, che ha portato il saluto del governo italiano a questa manifestazione, Ramponi, presidente della commissione
difesa della Camera. Fondato tanti e tanti anni fa da Alessandro Romano. Un caro abbraccio a tutti e tanti auguri per un futuro prospero e felice alla Versaliera. All'amministrazione comunale di San Damiano, stima e riconoscenza. E ora il momento più atteso da parte del foltissimo pubblico, che quantunque l'inclemenza del tempo non ha voluto abbandonare la visione della sfilata. Tutti i bersaglieri si stanno preparando per quella che viene considerata la sfilata vera e propria dei bersaglieri di corsa, che scenderanno fra poco dalle rive del Piave per portarsi qui davanti il municipio. Vediamo sfilare i vari reparti, il medagliere sempre presente in qualsiasi momento, e ora stanno prendendo posizioni le varie associazioni che sono provenienti da tutta l'Alta Italia e, come dicevamo, non soltanto dall'Alta Italia. E qui vorremmo poterli nominare tutti, però dobbiamo dire che il tempo non ci ha permesso di fare quel commento che si sarebbero meritate queste veramente associazioni incredibili. Da stamattina alle 8 che sono qui presenti e stanno ancora qui aspettando per poter avere quel momento particolare in cui ogni bersagliere ci crede con tanta fede, quello della sfilata di corsa, e questo lo vedremo fra poco. A sfilare sono, con il primo blocco, abbiamo l'undicesimo reggimento composto da una trentina di soldati in armi. I Gonfaloni e gli altri comuni sono già presenti, come abbiamo detto, in piazza. Il secondo blocco avremo, oltre alla banda dell'Oratorio Don Bosco, l'associazione combattentistiche d'arma divise per specialità, associazioni varie, AIDO, AVIS, eccetera, tutti coloro che hanno voluto sottolineare l'importanza con la loro presenza. Il terzo blocco è comandato dalla fanfara di Acqualagna, medagliere regionale, vediamo, di Piemonte, Liguria, Lombardia e Marche, medaglieri provenienti dalle province appena nominate, i bersaglieri di tutte quante queste sezioni. Il quarto blocco è la fanfara di Bedizzole ad aprire la sfilata, con il medagliere regionale della Lombardia, del Trentino, e i bersaglieri delle loro province. Nel quinto blocco abbiamo la fanfara di Magenta con le rispettivi medaglieri della regione Friuli, Emilia Romagna, medaglie provinciali, medaglieri provinciali e regionali della province di questa provenienza. Poi vediamo la fanfara di Jesolo, medagliere regionale Veneto, medagliere della provincia di Padova, Vicenza, Rovigo, Verona, Treviso, Belluno, e le relative associazioni di queste province. E vediamo anche il medagliere della provincia di Venezia con i bersaglieri della provincia, gli istituzioni, e infine la sezione di San Donà di Piave. Questo è l'ordine di sfilata che abbiamo voluto rispettare quantunque l'inclemenza del tempo. E al termine ci sarà un fuori programma, che non era naturalmente previsto, che però sottolinea l'importanza di questa giornata. Il presidente nazionale ha voluto sfilare con l'associazione bersaglieri di San Donà, e lo vedremo anche lui percorrere buona parte del corso Silvio Trentin di corsa come un bersagliere giovane, ed è proprio questo lo spirito che anima queste migliaia e migliaia di presenze che hanno voluto e continuano a dire presente con qualsiasi tempo. Perché passa in mezzo quelle il medagliere dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. Grazie.
Questo momento che il medagliere dell'Associazione Nazionale Bersaglieri Italiana abbandona la piazza, indice che la manifestazione ufficiale è terminata, ma noi non abbiamo ancora terminato,
ora ci sarà un concerto da parte di tutte le fanfare presenti, per poi riservarvi una piccola sorpresa, una chicca di questa stupenda manifestazione proprio al termine di questa giornata, prima di portarci tutti nelle rispettive sedi dove verrà consumato il rancio dei Bersaglieri.
bersaglieri, e il terzo arriva Pagaretto, che come piava con il nuovo suo valor, e l'idea che l'accompagna, è un solo grido, vincere o morire, bersaglieri, e va, ma si lo sa trovare, solo chi vuol si può fermare, e va fidando l'avvenir, che per la patria amor vissuto assai, ma già seguo in un solo destino, la nostra fede mai si impegnerà. Ognuno unici nel cammino, il comandante ci ritroverà. Thank you.
la marcia ufficiale dei bersaglieri ci sarà quel momento particolare di cui vi avevamo parlato. Perfino il tempo ci ha rispettato in questo breve momento e non è piovuto intanto che i bersaglieri, tutte le fanfare assieme, ci faranno ascoltare il Piave. Bersaglieri, amici di Bersaglieri, ci diamo appuntamento a fra 10 anni, quando assieme festeggeremo i 50 anni del monumento del Bersagliere e i 60 anni della fondazione dell'associazione a San Donà di Piave.